Gli pneumatici della tua auto si fidano di un solo centro, quello di Salvatore Corasaniti. Salvatore Corasaniti è rivenditore autorizzato Continental e ti offre solo il meglio. Equilibratura, convergenza elettronica, assetto computerizzato con sistema Hunter, raddrizzatura cerchi, pneumatici delle migliori marche a prezzi imbattibili. E se rimani in panne, Salvatore Corasaniti interviene sul posto con un furgone attrezzato e può fornirti a noleggio l'auto di cortesia. Salvatore Corasaniti, gomme e meccanica leggera per la manutenzione della tua auto a Davoli Marina in Via Nazionale 0967 71 506 oppure 338 71 00 982. Non conosce ostacoli nemmeno il San Calogero nel girone C di prima categoria. La compagine vibonese espugna il terreno di gioco della Serrese per 2-5. Il match tra le seconde va al Monte Paone che supera il Mammola e quest'ultimo è superato a sua volta dalla Vigor Lamezia, vittoriosa sull'Ostignano, partita della quale vedremo le reti tra poco. Non si gioca a Mileto per questioni di ordine pubblico, mentre da segnalare le vittorie esterne del Borgia a Bivongi e del Monasterace a Caulonia. Bella vittoria del Girifalco sul Chiaravalle, 3 punti che permettono a Conidi e soci di superare in classifica proprio il Chiaravalle e altrettanto importante vittoria del Tropea sul Pianopoli. Anche in questo girone nessun pareggio. Ecco le reti del match Vigor Lamezia-Stignano. Al 33esimo del primo tempo è Romito a crossare in area da destra, velo di Paletta e Cristaudo in sacca con questo preciso sinistro. Alla mezz'ora della ripresa ecco il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Paletta ad anticipare tutti e a mettere alle spalle del portiere ospite. Sentiamo le interviste di fine gara. Ho visto una Vigor che ha fatto il primo tempo buono, il secondo tempo un pochettino peggio. È anche vero che il primo tempo siamo stati ingenui e poco cinici nello sfruttare le numerose palline attive che abbiamo avuto. Il secondo tempo siamo partiti un pochettino molli, poi abbiamo segnato al momento giusto e abbiamo chiuso la partita come giusto che sia. Ha fatto un'analisi diciamo giusta, in quanto sapevamo la forza della Lamezia, però come ha detto lei, il primo tempo è vero, siamo entrati un po' contratti così, abbiamo concesso qualcosina a livello di possesso palla, però la ripresa l'avevamo iniziata veramente in maniera importante. Dove la stavamo facendo noi la partita, anzi l'abbiamo fatta noi la partita. Poi quell'episodio di un fallo secondo me che non c'era assolutamente, da là è scaturito un po' tutto, ci sono tutti nervosito e abbiamo perso una partita che secondo me si poteva recuperare alla grande nella ripresa.